Pace e bene, carissimi. Buon martedì santo. Ed era notte. In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. Gesù è commosso profondamente. Dichiara che uno dei suoi lo tradirà. Proviamo ad immergerci nei sentimenti che provò Gesù durante l'ultima cena. E non sentiamoci lontani nemmeno da Giuda, perché anche noi tradiamo Gesù con le scelte che prendiamo ogni giorno e che costruiscono piano piano la nostra vita. Quante volte gli abbiamo voltato le spalle? Quante! Battiamoci il petto e chiediamogli perdono per quante volte lo abbiamo tradito e rinnegato. Il Vangelo del Martedì Santo inizia con l'annuncio del tradimento di Giuda e termina con la previsione del rinnegamento di Pietro. Gesù è turbato e commosso per Giuda e anche per Pietro, su cui ha riposto le chiavi della sua chiesa. I discepoli si guardano l'un l'altro. Tutti in quel momento si sentono colpiti. Tutti si sentono peccatori. Sanno di che pasta sono fatti. E anche noi in fondo sappiamo di che pasta siamo fatti. Carissimi, auguro a ciascuno di voi che la parola di oggi possa toccare il vostro cuore in profondità. Riflettiamo tanto sulle scelte che abbiamo fatto nella nostra vita e sulle scelte anche che stiamo per fare. Chiediamo perdono e misericordia al Signore per ogni volta che l'abbiamo tradito. Amen. Lode a Dio.